si è allargato. C'è chi parla di transatlantico Vinitaly, a indicare i politici che ogni anno girano tra padiglioni e stand alla ricerca del contatto diretto con i cittadini e perché no anche di un buon calice di vino. L'Associazione Italiana Sommelier, come ribadito dal presidente Antonello Maietta, è da sempre attenta al rapporto con le istituzioni e da protagonista al Salone dei Vini e Distillati della Fiera di Verona ha ribadito un rapporto consolidato e franco con i palazzi della politica. Salute. Luigi Di Maio, vicepresidente della Camera dei Deputati ed esponente del Movimento 5 Stelle, ha apprezzato il padrone di casa Veneto, senza dimenticare però le sue origini campane. Ad accoglierlo in entrambi i padiglioni i dirigenti dell'Associazione Italiana Sommelier. Quando ci sono fiere sull'eccellenza io incontro sempre questa associazione, quindi è il segno del fatto che assiste e continua a far crescere il settore che ci può rendere leader nel mondo e che troppo spesso abbiamo trascurato. Il Vinitaly ci permette di sognare il paese che vogliamo e cominciare ad orientare le politiche nella direzione del paese che vogliamo. Questa è una fiera che non ha bisogno di cemento, di grandi finanziamenti, cammina sulle gambe delle persone che da anni si spaccano la schiena e creano delle eccellenze. Anche il segretario della Lega Nord, Matteo Salvini, ha ribadito il suo legame con la Lombardia, sottolineando il ruolo strategico di Milano. Vieni Matteo Salvini? Lo sforzato, l'amarone, ma io adoro girare tutta l'Italia, dalla Sicilia al Piemonte, e se devo scegliere quello che scelgo per un pasto sostenuto è lo sforzato, però poi non, dal Vermentino al Fiano all'Aglianico non mi nego nulla. Il ministro dell'Agricoltura Maurizio Martina ha già praticamente manifestato la sua stima con la partnership Governo Regione Lombardia Associazione Italiana Sommelier, con la quale i Taste Van saranno impegnati nel padiglione vino di Expo 2015. E all'AIS riesce perfino il piccolo capolavoro politico di mettere per un attimo d'accordo i due grandi avversari delle prossime elezioni regionali in Veneto, il presidente della regione Luca Zaia e il sindaco di Verona Flavio Tosi. Il primo si è complimentato ufficialmente con il campione d'Italia dei sommelier Ottavio Venditto, veneziano DOC. Dal Veneto parte il 18% della produzione nazionale, siamo i primi produttori nazionali di vini. Il 30% dell'export con 1.650.000.000 di euro. Abbiamo 27.000 aziende agricole che sono eccezionali e direi che non poteva essere che così avere anche il miglior sommelier in Italia, d'Italia, in Veneto ci fa ancora più onore. Il secondo si compiace della recente elezione del veronese Marco Aldegheri a presidente di AIS Veneto. Diciamo che il Veneto è la prima regione per produzione e quindi ci sta, insomma, per fortuna, ripeto, oggi non siamo soli, una volta erano solo 3 o 4 le regioni che competevano nel miglior vino in Italia, oggi si compete in 20 e quella è una competizione bellissima. Il governatore del Piemonte Sergio Chiamparino ha ricevuto il Taste Van AIS Piemonte a Torino qualche mese fa. Il ruolo dell'AIS sotto la Mole è strategico. Certamente sì, anche perché il vino e la qualità sono una dei, si direbbe, dei brand fondamentali della nostra regione, che già ci hanno valso la conquista del riconoscimento dell'UNESCO per le Langhe in Monferrato e Roeri, e quindi certamente è uno dei segnali identitari distintivi della nostra regione. L'AIS è una grande famiglia italiana di 36.000 persone. Dal territorio, come sempre, i Taste Van si fanno anche portavoce delle esigenze delle 1.000 identità italiane. Dialogo stretto con il palazzo, restando accanto ai cittadini. Questa è stata e resta la linea dell'AIS.